Io sono nato come esterno alto, ma piano piano gli allenatori che ho avuto mi hanno messo più indietro fino a che ho fatto il terzino. E per me è un ruolo che adesso nel calcio di oggi è importantissimo perché c'è il fattore sorpresa dietro e è un ruolo che aiuta tanto la squadra. I movimenti che caratterizzano il ruolo di quinto sono soprattutto il che ti puoi comportare più come un esterno alto, e invece quando c'è il terzino e c'è l'esterno davanti non può fare certi movimenti, diciamo come il taglio dietro le spalle dell'altro terzino, questi qua. L'esterno d'attacco non c'è quello che c'è al quinto, che deve fare bene le due fasi, sia quella di spinta che sia quella di difendere, e insomma è quello che cambia. Allora, un ragazzo che sta iniziando adesso, che fa il terzino, gli darei consigli di lavorare tanto, tanto sulla tecnica, perché adesso le squadre adesso con i terzini vogliono soprattutto questo, che hanno qualità in fase di possesso e aiutare al massimo la squadra in fase realizzativa, ma non dimenticarsi mai anche la difesa, perché il terzino è un difensore, quindi quello non va mai dimenticato. Per me è la velocità, perché ti aiuta tanto in difesa, in attacco, a volte se non sei posizionato bene, diciamo, nella tattica della difesa, la velocità ti può aiutare a arrivare dove devi arrivare. Allora, penso che la velocità è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai, la puoi lavorare poco, ma lavoro di più negli altri aspetti, nella tecnica e nella tattica. Una diagonale difensiva perfetta è, allora, se tu sei qua, sei il terzino e c'hai lo esterno qua e c'ha la palla un loro centrocampista e vuole fare un lancio verso la porta per pescare l'esterno che ti taglia davanti e la prende. Tu ti devi mettere davanti col corpo e seguire il taglio sempre davanti a lui. Una volta recuperato palla, giocare semplice. Ti dirò un terzino destro perfetto, ti dico, con la qualità di Dani Alves e la potenza di Cafu, diciamo, può essere un bel terzino destro, no? Allora, in quel momento della gara eravamo con un uomo in meno, ma l'Atalanta è una squadra che gioca molto a uomo e allora no, mi ricordo che c'era. Non so, c'era un giocatore di noi che ha fatto un movimento e il loro quinto, Gosens, mi ricordo, l'ha seguito il taglio e allora si è liberato lo spazio per me. E Eric mi ha fatto il passaggio perfetto, io solo ho dovuto stoppare verso la porta e tirare. Un saluto a tutti e forza Viola!